Buongiorno a tutti, ora con dei semplici passaggi vi spiego come poter modificare un router portatile marchiato Vodafone. La modifica serve per poter utilizzare la rete, anzi per meglio dire le SIM. Mobile HO per poter effettuare la modifica su questo router, naturalmente si ha bisogno del router di un PC e della scheda o mobile. Quindi, una volta inserita la scheda o mobile nel router. Accendiamo il dispositivo e ci prestiamo ad accendere anche il PC. Connettiamo il PC al router tramite la Wi-Fi. Una volta connessi i due dispositivi apriamo un browser a nostra scelta. Una volta aperto il browser andiamo a inserire nella barra degli indirizzi questo indirizzo IP 192.168.0.1 uno. Premendo il tasto invio ci ritroviamo su questa schermata. Per poter accedere ai dati che interessano a noi per poter effettuare la modifica, bisogna inserire una password e qui c'è la casella dove poter scrivere. Come password inseriamo admin. scompare la casella password e ci dà il segnale lo stato del router della connessione e la rete che sta utilizzando io ho una scheda sim o mobile ma come tutti ben sappiamo o mobile si appoggia alla rete Vodafone ecco perché io anche tutti voi troverete la scritta Vodafone IT4G. Comunque eh, andiamo a cliccare su banda larga mobile. Andiamo su connessione. E' qui che avviene tutta la magia. Quindi, vedete, noi eh, Dobbiamo navigare con un profilo personalizzato perché andiamo ad effettuare una modifica e andiamo su profilo di connessione personalizzato. Dobbiamo modificare per prima cosa um, l'APN, tipo di IP lo troverete IPv4 più IPv6 e quello rimane invariato. Invece andiamo a inserire su apn IPv4 slash IPv6 nella casella al di sotto, andiamo a inserire internet.ho mobile.it. Naturalmente io, avendolo già impostato precedentemente, eh, ho già tutti i campi compilati. Allora, una volta inserito internet.Ho mobileit andiamo al di sotto su numero IPv4 slash IPv6. Nella casella andiamo a inserire asterisco 9,9 cancelletto. DS1, DS2 rimane, rimangono le caselle vuote. Protezione ci dà la possibilità tramite un menu a tendina di poter scegliere tra pub e shop. Noi clicchiamo su shop. Nome utente rimane vuoto. Password. Se vogliamo inserirla, la inseriamo. Conferma password. Naturalmente, se inseriamo una password, dobbiamo andare anche a confermarla. Tempo di inattività io ho messo 6000, c'è cioè chi mette eh, 3.600 chi mette 2000. In pratica si decide quanto oh, può rimanere il router inattivo. Cioè quando noi non utilizziamo più il router, possiamo decidere di stabilire un tot di secondi per bloccare la connessione. Quindi, se io, eh, per un'ora non utilizzo il router e voglio che il ehm, eh, wifi non rimanga connessa, Posso decidere di stabilire un tot di secondi per poi bloccare la WiFi. Modalità di connessione automatica e salviamo il tutto. Allora, qui naturalmente mi dice conferma password, possiamo anche inserirla, anche se l'ho fatto in precedente, precedentemente. Ok. Perfetto, appunto, mi dà connesso il segnale, stato del router connesso, durata della connessione, la rete che sta utilizzando, come abbiamo detto precedentemente, o mobile utilizza la rete Vodafone IT. Ecco, una volta fatto questo è appurato che... Ehm, router si è connesso. Possiamo disconnettere il tutto. Una volta disconnesso la modifica è stata fatta. Grazie a tutti per l'attenzione. Ciao ciao e buon lavoro.